Si torna a ballare allo Stellario il 30 luglio con DJ Ralph, l'alfiere della musica da ballo italiana, un appuntamento su cui avete puntato molto. Sì, sì, Ralph è una delle nostre prime scelte sempre, che sia il Palazzo Lepri, il Bella Vista o appunto lo Stellario, noi lo scegliamo sempre perché è da 30 anni che è sempre sulla cresta dell'onda e fa ballare intere generazioni di persone. Una musica che piace, ballabile, fruibile, ma soprattutto tutto un biglietto a prezzi contenuti. Sì, sì, abbiamo fatto un biglietto popolare perché vogliamo dare la possibilità a tutta la cittadinanza e anche alla regione di poter vedere la bellezza dello Stellario, anche perché noi facciamo una scenografia particolare con delle mirror ball e siamo molto contenti, insomma, che il posto sia visibile a tutti. I biglietti si possono comprare su Ciao Tickets e Xid, sono le piattaforme online o in tutte le tabaccherie, e stiamo provvedendo anche a un punto fisico al Teatro Marruccino. Uno spettacolo rivolto per il pubblico giovane della nostra città e non solo, perché tanti saranno i giovani che verranno sicuramente anche da fuori città. Quest'estate abbiamo davvero cercato di accontentare tutti i palati, dalla musica classica alla musica jazz, alla musica pop, con grandissimi nomi che ci saranno anche la Civitella, alla musica da ballo di intrattenimento per i più giovani. Siamo veramente molto felici di questo cartellone istituzionale dell'Estate Teatina 2022, che è un cartellone molto corposo, forse come mai prima aveva avuto appunto la stessa città di Chieti. Un'occasione per richiamare anche quanti vivono in questo periodo estivo sulla costa, ma per un nome importante così si torna anche a Chieti. Beh, quest'anno abbiamo avuto un cartellone che ha richiamato finalmente dalla costa molti turisti che da Pescara, da Francavilla vengono a Chieti la sera per vedere questi spettacoli di musica jazz, di musica classica, di opera e anche di musica per giovani, ma anche per meno giovani, perché il divertimento non ha età.